Ciao ragazzi, oggi siamo in trasferta, in esterna, su Verato, perché vi farò vedere un video che per qualcuno di voi è banale, per me non tanto. Come proteggere l'orologio al mare, che non vuol dire questo. Oggi ci faremo un bagnetto, faremo un tuffo, attività in spiaggia, e quindi poi vi farò vedere questa sera come si lava l'orologio. Magari due tipi di orologi. Questo è questo, così almeno avete un'idea di come fare preservare gli orologi al mare. Ripeto, è un video che potrebbe essere banale, però lo faccio perché mi è stato richiesto, ok? E adesso mi vado a fare un bagnetto. Allora ragazzi, siamo rientrati, qui c'è il bicchiere con le paperelle che vedete perché qualcuno mi ha detto che l'orologio lo immerge prima, non so a cosa serva, quindi questo qui per il momento lo togliamo. Cosa serve? Uno straccio, cioè più che altro un asciugamano come questo qua, vedete? L'orologio che ovviamente ce l'abbiamo, e poi del detersivo per i piatti, detersivo normalissimo, quindi andiamo a mettere un po' di detersivo per i piatti. Ovviamente adesso io ho quello, ma può esserci anche del sapone liquido, e poi un semplice spazzolino, niente di nient'altro, acqua sempre tiepida, giusto per, e iniziate un po' a spazzolare. Iniziate a spazzolare tutto, far bene anche la parte della corona. Ricordate che se l'orologio è d'oro, anche lo spazzolino così può creare qualche piccola line sul bracciale. Passate bene la parte, ecco, soprattutto vicino dove si può essere depositata anche la crema, non si sa mai, magari vi è arrivata anche della crema sopra, parte sottostante, questa sotto. Ora, su un orologio del genere non ci sono problemi, perché è un orologio che è impermeabile a 300 metri. Ovviamente prima della stagione estiva magari fare una piccola prova, giusto per avere l'evidenza che l'orologio continua a mantenere la sua impermeabilità nel tempo. Vedete, 300 metri, quindi io vado tranquillamente se a pulire in questa zona qui. E poi faccio un risciacquo. E risciacquando vado sempre con lo spazzolino. Quando l'orologio è d'oro, magari potete andare anche con le dita per non andare con uno spazzolino, perché poi potete prendere anche uno spazzolino che può essere morbido. Ok, adesso l'orologio è pulito, quindi cosa faccio? Subito asciugamano. Vedete, questi asciugamani sono fatti in modo che possano arrivare in qualsiasi anfratto dell'orologio, anche qui, senza andare a... C'è ancora un piccolo segno qua. Ok, e adesso lo asciughiamo. Nel caso in cui parlassimo di un diver invece, che ha qualche elemento in più come questo, facciamo sempre un risciacquino veloce,
aprite sempre tutto, bracciali eccetera, cercate di muovere anche un po' l'orologio, il bracciale, perché vada dappertutto anche il sapone. E poi sempre con lo spazzolino, senza nessun congegno, dispositivo che possa costare oppure, vedete, semplice oggetto come uno spazzolino vi può servire, basta e avanza. E anche qui adesso poi si asciuga con il solito asciugamano e anche questo è a posto. Attenzione, le cose cambiano quando si parla di un cronografo. E un cronografo è diverso perché alcune volte i cronografi sono impermeabili, hanno una tenuta ridotta rispetto ai diver che vi ho mostrato. Quindi la cosa importante sarebbe di evitare di bagnare l'orologio, però se proprio dobbiamo farlo, ecco qua, un po' di sapone, giusto per bagnare l'orologio, assicurarsi sempre che l'orologio sia comunque un minimo impermeabile. Qua sto parlando di un orologio impermeabile a 30 metri. Quindi acqua ridotta e iniziate a bagnare prima la parte del bracciale, cercando di tenere esclusa la cassa e anche i pulsanti lontano dall'acqua. Soltanto alla fine poi potete dargli, ecco, una sciacquata, in questo senso, perché è il punto più resistente all'acqua, quindi lontano, in modo che la pressione sia indiretta o comunque sia ridotta sul lato dei pulsanti. Subito adesso qua. Beh, a questo punto gli orologi sono puliti, li vedete sull'asciugamano che ho utilizzato per asciugare. Ricordatevi sempre comunque di verificare l'impermeabilità dell'orologio, anche se 300 metri, 500, eccetera, prima di andare al mare. Adottate questa piccola procedura che vi ho fatto vedere per pulirle e togliere l'acqua salata, perché è deleteria per ogni orologio, anche se è impermeabile, come questi qua, questi due che vi ho fatto vedere. Questo è un 30 metri, però fate sempre attenzione anche per i pulsanti, perché non sono pulsanti ermetici questi, e quindi anche se in caso di lavaggio necessario fate sempre molta molta attenzione. Se questo video vi è piaciuto mettete un like, iscrivetevi sempre a Watch Fun, attivate la campanella delle notifiche. A presto, ciao, anzi buone vacanze.